cioè, rifatto con gli interessi, però credo che un segnale molto bello sia stato anche l'applauso del Granillo quando sei uscito. Sì, sì, beh, quello lì è stato impagabile, un'emozione unica. E niente, ci tenevo a far bene, abbiamo fatto una partita perfetta sotto tutti i punti di vista, e la cosa importante era appunto venire via con punti da questo campo che è sempre stato difficile. Domande? Conservato Cicciun, stretto. Simone, ben ritrovato innanzitutto e complimenti per la prestazione, per i gol. Che effetto fa vedere la Reggina in questo stato, che l'hai vista, diciamo, in uno dei momenti più belli? Parlo ovviamente del clima, che si respirava anche nella ripresa, ma in generale questa squadra che ha avuto un'involuzione assurda nell'ultimo mese. Siamo venuti qua molto concentrati, perché comunque stavamo affrontando una squadra che era seconda in classifica poco tempo fa, quindi sapevamo delle insidie, delle difficoltà. Siamo stati bravi noi a incanalarla dove volevamo, a sbloccarla subito e poi a mantenere sempre alta la concentrazione. Andrea Ripeti, Reggio TV. Buonasera, bentornati innanzitutto, complimenti. Grazie. È la dimostrazione che Corazza poteva starci e come in Serie B. Ma io cerco di far parlare il campo, le decisioni insomma vengono prese poi in altre sedi, e sono molto contento della scelta che ho fatto, da Alessandro mi trovo bene, quindi insomma parlare del passato ormai non mi va più. Qui ho sentito l'applauso del pubblico, è quello che mi basta, perché poi è quello che ti resta, è quello che ti fa sentire bene. Altre domande? Mi magari altri. Simone, dicevamo un atteggiamento proprio vostro aggressivo, come era necessario fare, cioè non far giocare l'avversario, probabilmente concedendo campo avreste rischiato qualcosa, non avete mai concesso nulla. È stata proprio una concentrazione sempre su tutti i palloni, che mi sembra sia l'atteggiamento di tutti, cioè un lavoro di 11, difendevate in 11, attaccavate coralmente, quindi proprio un grande lavoro di squadra. Sì, sì, come dicevo prima, secondo me abbiamo fatto la partita perfetta ed era quello che dovevamo fare, perché c'erano punti importanti in palio, adesso ce ne aspettano altri e dobbiamo mantenere alta la concentrazione per chiudere il girone con più punti possibili. Non è che va bene così? Grazie.